evasiva? Mi pare, ma da inesperto, scusatemi, che forse bisognerebbe concentrarsi sui grandi evasori più che rompere le balle ai quelli che evadono. Sappiamo dappertutto il mondo che evadono. Non c'è un problema. Magari... Però se rompessimo un po' di più le scatole ai grandi evasori e mettessimo... Certo, lì contraffazione, i cinesi, vuoi comprare, giusto, leggi severe. Non è evasione, però, vuol dire, no, quella è illegalità. Ma voglio dire, i 180 miliardi all'anno e ne recuperiamo 12-13 all'anno, se non sbaglio, gli ultimi dati. Cioè, ma neanche il 10% recuperiamo. Chiedo, mi domando, ma allora c'è un problema di quest'Italia di illegalità vera? Cioè, di recuperare su 180 ne possiamo recuperare 50, 60, 40? Non so cosa dobbiamo fare, mi dite voi che siete esperti. Perché se recuperiamo quelli, poi possiamo abbassare le tasse ai signori artigiani e quei carrosserie o che fate, non diciamo, mettiamo di meno, eccetera, eccetera. Quello è un problema di. Io la chiamo quella criminalità, perché loro uccidono l'impresa, l'economia dell'Italia. Mi spiegate come pensate di fare voi che siete bravi, siete esperti su questa roba? Perché io non capisco. Guarda, Piero, io farei delle cose molto precise. Cioè, starei attento ai cinesi, ma prenderei le banche, i grandi evasori, farei pagare le tasse. Non so se sono matto. Partiamo da quelli che fanno il video poker, che gli hanno fatto un emendamento. Sì, sì, il video poker, tutto quello che vuoi. Parliamo delle slot che prendono miliardi senza pagare le tasse e gli hanno regalato tante miliardi nelle finanziarie. Bravissimo, no, perché se no pare che sia l'abusivo io do la parola al nostro finanziere, non so né assessore né prego, lei qui rappresenta due cose al limite, sempre resto sul tecnico, ovviamente non sono un politico, non è la mia competenza, sono rappresentanti ovviamente molto più qualificati, se per me taglieremo vero tutto. Tenente, un attimo, prego tenente colonnello. Due aspetti, qui siamo uno locale, diciamo, e uno nazionale. Dal punto di vista locale, mi permetto di dire, qui in Veneto, in particolare su Padova, perché ahimè sono protagonista di due faccende, credo che soggetti grandi, soprattutto qui di recente, ne sono stati toccati importanti. Non è un mistero, insomma, è di dominio pubblico che sia la Mantovani con il Mose o la Fondazione Cariparo sono attività fatte, insomma, dalla Guardia di Finanza di Padova, quindi sono soggetti che da soli insieme vanno oltre gli 800 milioni di euro, insomma, di interessi che abbiamo in qualche modo. Certo. La Mantovani, tra l'altro, ha versato effettivamente con l'F24 quanto richiesto, quindi non sono circa 20 milioni di euro. Su quanto doveva? Su 20 milioni di euro. Totali? Assolutamente. Bene. Sì. Beh, i suoi amministratori sono stati, l'amministratore insomma, sono stati arrestati e di dominio pubblico. Con la fondazione Cariparo, e di questi giorni l'avete letto sui giornali, insomma, 160 milioni di imposta, non di imponibile, no, imposta. 500 milioni di imponibile, 160 milioni di imposta. I dati poi in realtà sono sempre un po' ballerini perché sì, molti parlano di 180 miliardi, però non si capisce neanche se sia imponibile l'imposta e quindi ci sono gli imprenditori che sanno bene qual è la differenza. In realtà forse siamo sull'ordine dei 90 miliardi di imponibile, quindi con un'imposta che si aggira su intorno ai 30 milioni di imposta evasa, delle quali se ne recuperano circa 12-13, come diceva giustamente lei, ritornando al dato nazionale. Quindi ritornando al dato locale, abbiamo ben presente la problematica dei grossi evasori, c'è una problematica complessa di evasione ed elusione, ovviamente se non c'è dichiarazione non c'è evasione, l'elusione è qualcosa di più sofisticato, articolato. Ovviamente credo, ma non lo dico io, ma nel futuro più prossimo, tra studi di settore, redditometro, spesometro, pagamento di transazioni tramite POS, uno strumento che appare assolutamente superfluo sono proprio gli scontrini fiscali. Non serve. Dovevano essere un perché tutto ormai tracciato, dice, in questo senso, per cui visibile. Non serve. Scusi, chiudo il discorso, altrimenti c'è un problema di una tematica invece di stampo, oltre a quello locale, e nazionale. Ma a cosa servono le tasse? Cioè, partiamo dal presupposto. Perché si pagano le tasse? Perché si devono pagare e a cosa servono? Servono a dare dei servizi, che ovviamente la politica decide in base alle priorità. Il bilancio, me lo insegnano gli imprenditori, è fatto di entrate, ma è fatto di uscite.
e le entrate e le uscite devono corrispondere. È una volta che so che è un messaggio che forse come guardia di finanza traspare poco, però noi non ci occupiamo solo di entrate, ci occupiamo molto anche di uscite. E perciò mi ricollego a dove ero partito, al sistema MOSE. Il sistema MOSE è una spesa pubblica che è costata forse, si ritiene, si dice, 2 miliardi in più del necessario.